Per questa seconda tappa delle danze resistenti ho pensato di dedicare un po' di tempo all'idea di fare pulizia e fare spazio, per poi lasciar fluire una danza che ha a che fare con la trasformazione della continua dell'energia e del movimento. Per la prima parte, appunto, mi affido ad una sequenza di pulizia dei chakra, che non è farina del mio sacco, è una sequenza che nasce dallo yoga e che faremo insieme passo passo. Il primo movimento è legato appunto al primo chakra, il chakra della radice, e espiro quando le ginocchia scendono a terra e inspiro per tornare nella posizione iniziale per 6 volte. Le spalle rimangono appoggiate a terra. Ovviamente intendo 6 volte per ogni lato, quindi in tutto saranno 12. E ogni volta cerco di ritornare con i piedi nella medesima posizione e anche quando scendo, cerco di fare in modo che i piedi rimangano sempre all'incirca nello stesso punto. Questo è l'ultimo movimento. E ci andiamo ad occupare adesso del secondo chakra tra ombelico e pube. Le ginocchia sono a 90 gradi sopra le anche, le braccia sono di nuovo aperte di lato. E avvicino le ginocchia al pavimento in maniera alternata, quindi prima scende un ginocchio e poi il secondo ginocchio lo segue. Inspiro quando ritorno alla posizione di partenza ed espiro quando scendo a terra. Le spalle rimangono anche qui appoggiate a terra il più possibile. Questo era l'ultimo movimento per questa sequenza. Ora passiamo al terzo chakra, l'ombelico, potere personale. Piego le ginocchia unite sul petto e le faccio scendere a destra e a sinistra. Le ginocchia rimangono sempre unite e immagino di portarle sotto le ascelle, mentre la testa ruota nella direzione opposta alla direzione in cui scendono le ginocchia.
questo è l'ultimo movimento. Passiamo adesso a un movimento legato al quarto chakra, quello del cuore, dell'espansione. Appoggiamo i piedi a terra e anche fianchi e bacino rimangono a terra. Una mano si solleva e striscia fino a raggiungere l'altra mano e poi fa il movimento inverso per tornare nella posizione di partenza e poi ripeto dall'altra parte. La testa si solleva leggermente, ruota e si solleva leggermente. Questo era l'ultimo movimento per questa sequenza. Ora abbiamo un movimento legato al quinto e al sesto chakra, la gola e lo spazio tra le sopracciglia, la comunicazione e l'espressione, l'intuizione e la grande visione. Ruotiamo la testa a destra e a sinistra, cercando di usare il pavimento come supporto. Siamo all'ultimo movimento per questa sequenza. Ora invece abbiamo un movimento che vuole mettere insieme un pochino tutti quanti i chakra, connetterli tutti quanti in un dialogo fluido. Le braccia sono lungo i fianchi, il movimento parte dalla spinta dei piedi a terra, i piedi sono paralleli, le ginocchia rimangono parallele. Quando spingo con i piedi si solleva il bacino, contemporaneamente le braccia si spostano indietro fino a raggiungere la terra e poi dallo sterno ridiscendo, risrotolo tutta la colonna vertebrale e il movimento si conclude abbracciando le ginocchia e poi tornando alla posizione di partenza. Ripeto anche questo movimento 6 volte. Ora lasciamo andare il corpo al pavimento, ascoltiamo la sensazione che questa piccolissima pratica ha portato al nostro corpo ed entriamo in una piccola fase esplorativa. L'esplorazione di un movimento che appunto inizia dalla testa, dallo spazio fra gli occhi in particolare, dalla vista. La vista è fortemente coinvolta, la vista è il motore di questa esplorazione e il corpo segue, reagisce e si organizza di conseguenza.
Io ho effettuato questa esplorazione, ma poi ho accelerato la ripresa, quindi se volete potete mettere in pausa e poi riprendere successivamente. Concludiamo questa prima esplorazione e ci avventuriamo appunto in una seconda esplorazione che è il cuore un po' della proposta di oggi. Una ricerca che ha come temi principali la ripetizione, il flusso e la trasformazione continua. Io nominerò le parti del corpo che vi invito ad attivare, diciamo sulle quali vi invito a mettere il focus. E magari vi invito a guardare questa prima azione che faccio. Quindi io parto da un movimento molto molto semplice, in questo caso un movimento avanti e indietro con la mano. Ascolto come questo movimento passa, si riverbera nella colonna, nella testa, nell'altro ginocchio, nello ginocchio opposto e lo lascio crescere, lascio che si sviluppi. Lascio che si trasformi, lascio anche che si espanda. In questo caso aumenta anche di velocità, di dinamica e sta cambiando anche di direzione, sta andando indietro. Quindi voi non dovrete fare esattamente quello che faccio io. Io proverò a semplicemente nominare delle parti del corpo sulle quali voi proverete a mettere il focus, provando ad attivare questa modalità di ricerca di movimento, quindi ripetizione, flusso e trasformazione. Spirale dalle mani. Rotazione. Apertura. Ischi a terra, oscillano. Gomiti. Apertura e chiusura. Thank you.
spalla sinistra. Spirale.